Bau bau, il mio spettatore fisso. Che c'è? Cioè, è un po' sì. Noioso questo video, io voglio la pappa. La pappa, buono. Quante volte si buono tu? Ciao, ciao a tutti. Bau. Oh, che meraviglia. Questa tavola è bandita, però è tutto scomposto. Da preparare ancora da cucinare, ragazze. Benvenute sul mio secondo canale. Oggi video speciale, ricettina. E vi faccio vedere una delle cose che io amo di più in estate, ovvero l'insalata di riso a modo mio, che poi è semplicissima, insomma, è abbastanza classica. Faccio questo video, vi dico la verità, anche perché sono curiosa di sapere le vostre versioni. Quindi aspetto nei commenti. Voi fatemi sapere come le fate, cosa ci mettete, se la fate così, ci aggiungete altro, se non mettete qualcosa, perché a me piace molto confrontarci e prendere spunto. E quindi siamo pronti, iniziamo subito. Poi tra l'altro questo è un piatto molto bello da portarsi al mare, non so voi, ma io adoro portarmi l'insalata di riso al mare, la metto nei contenitori, nella borsa termica, e mi mangio la cosa, che poi è un piatto completo, no? Perché è anche molto proteico. Quindi andiamola a fare assieme. Dato che io sono molto brava, ragazzi, ho già preparato il riso, ho fatto il riso integrale, e appunto io uso quasi sempre il riso integrale perché sapete che è più sano, comunque a me piace anche di più come sapore, poi questa cosa che non gonfia la pancia, comunque un cereale naturale, non è raffinato e veramente ha un basso indice glicemico, comunque ha tanti privilegi, mi piace molto, molto di più. L'unica cosa che deve cuocere tipo 2 giorni, non scherzo, però una mezz'oretta deve cuocere, quindi io di solito lo preparo la sera perché sono bravissima, lo metto in uno scolapasta, così io lo metto nel frigo, in questo modo così lo trovo già bello freddo, insomma poi la mattina devo soltanto comporre. Quindi vado a mettere qua dentro il nostro riso, io cerco sempre di farne un po' in più, adesso diciamo questo è per 2 persone, dovrà essere per me e mia sorella, però ne voglio fare un po' di più perché la voglio conservare, piace molto anche nei giorni dopo. Ci vado a mettere per prima cosa, ingrediente immancabile per me è pomarola, pomodori, ragazzi, scelgo sia un po' più rossi che un po' più arancioni, mi piace proprio questa cosa, insomma, che alcuni pomodori debbano fare un po' di sugo e altri rimanere belli maturi, insomma. Il riso integrale ha anche questo privilegio che rispetto al riso bianco ha anche più fibre, quindi sempre il discorso di stimolare l'intestino per andare, insomma, alla pupù. E anche rispetto al riso bianco è anche più proteico, contiene non solo più fibre ma anche più proteine, quindi perfetto per gli sportivi. Noi oggi facciamo il nostro allenamento, quindi ci vuole una bella carica, ragazze. Ecco qua, iniziamo a mescolare e prende già tutto vita e sapore. Io ci metto, ragazze, il tonno lo metto perché voglio che questa insalata di riso sia anche proteica, quindi lo metto. Ovviamente se siete vegani o vegetariani non lo metterete, comunque è un alimento molto sano, molto proteico, che io mangio spesso, insomma, e mi piace tantissimo. E io, indovinate, metterò tutto il barattolo, ebbene sì, perché la voglio fare comunque molto proteica e consistente, quindi metterò tutto il barattolo di tonno, ragazze. Questo qua è molto buono, per renderla ancora più proteica io ci metto anche gli albumi delle uova, perché appunto sono un cibo molto indicato per gli sportivi e quindi fanno benissimo, sono super super proteici, quindi ci metto pure gli albumi a pezzettini. Poi i rossi di solito non li butto mai, quando sono crudi ci faccio maschere, impacchi, insomma queste cose qua. Queste ovviamente sono uova bio, e anche il riso integrale che vi ho fatto vedere era riso bio, in particolare quello dell'arce nero che noi compriamo al supermercato, vi abbiamo fatto anche il video io e mia sorella, sia video vlog che video acquisti. È veramente un ottimo ottimo riso. E qua non ci fate caso perché qua ci sono insetti, formiche, comunque siamo all'aperto, siamo in campagna, quindi sono nostri amici gli insetti. Ok, ho messo anche i pisellini, ragazze, perché comunque i piselli sono un legume che è anche abbastanza proteico, quindi sempre quella cosa di volerli fare
ricchi di proteine, ci vado a mettere a questo punto questi qua, questo tocco segreto che secondo me nessuno di voi usa, insomma fatemi sapere nei commenti, è una cosa che ha inventato mio padre, perché vedete questi sono i peperoncini del suo orto orticello. E noi piace molto metterli nell'insalata, io li apro così e ci tolgo i semini. Piace molto metterli nell'insalata di riso, sono crudi, sono peperoncini verdi crudi, perché danno questo sapore un po' croccantino quando l'hai in bocca. E sono dolci, non sono piccanti, però sono un po' in bocca pungenti, insomma c'è questa cosa di questo sapore molto forte, vedete? È molto molto buona sta cosa, provate ragazze, però deve essere necessariamente crudo. Ed è molto molto buono, insomma non ne metto tanto perché è un po' pesante, dico la verità, però un po' dà anche colore, a me piacciono molto poi fare le insalate tutte colorate, faccio tante insalate anche con la pasta, con le verdure, fatemi sapere se volete altri video, sono ben lieta di farle. Aggiungiamo quindi un po' di pepe che ci vuole, un po' di erba cipollina, il tocco delle spezie è sempre quello che mi contraddistingue, poi ci mettiamo basilico buonissimo a pezzettini, io di solito metto anche il sedano che adesso non ho, però mi piace anche il sedano a pezzettini e di solito vabbè aggiungo anche cose in base a quello che ho, vi dico la verità, quindi a volte cambia anche un pochino, magari ho il sedano, non ho il basilico, oppure magari a volte ci metto anche il mais, oppure magari rimane qualche verdurina nel frigo del giorno prima, ce la ficco dentro, insomma non mi faccio assolutamente problemi, è una insalata quindi ci butto tutto dentro. Olio extravergine d'oliva abbondantissimo perché fa bene, e poi se io voglio ad esempio metterci qualcosa che rassomigli alla maionese, io faccio in casa una salsina troppo troppo buona con cui spesso ci condisco l'insalata di riso, la metto anche nei panini, nelle piadine, veramente somiglia molto alla maionese però è molto molto leggera, se vi fa piacere vi faccio il video. È molto molto buona, è tipo una salsa greca, oppure un po' di limone, spruzzatina di limone, buonissimo. E insalata pronta, ho messo anche un po' di sale rosa dell'Himalaya, un po' di origano fresco, questo qua del nostro orticello, e le olive verdi, ultimo tocco, ci stavamo dimenticando ragazze, mitiche olive verdi che sono buonissime. E la nostra insalata di riso è pronta, 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 guardate com'è bella. Buon appetito, yummy yummy, io l'adoro troppo. Quindi questa è la mia bella insalata di riso, Nancy, la vuoi? Non vedo l'ora di... Finalmente si mangia. Se non sto attenta mi cade pure perché è pesantissima. Sì, che dici, avanzerà un po' per domani o ce la pappiamo tutta? Tutta ce la mangiamo. Sono siamo affamate ragazze. È un po' buona, quando inizi a mangiarla ne vuoi sempre un sacco. Non smetti più? Sì. Fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace, iscrivetevi a questo nuovo canale, nuovi video ogni mercoledì e giovedì, e vi mando un bacio grande. Ciao, ciao Nancy.